Allora, Avvocato Lano, un incontro particolarmente importante, molto seguito nonostante la contemporanea partita dell'Italia, ma è un tema che, sul quale c'è tanto 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 da lavorare e soprattutto tanto tanto da fare rete. Sì, fare rete è molto importante perché questa materia dell'allontanamento dei minori è una materia sulla quale ci sono una serie di sentenze della Corte europea dell'uomo che hanno indicato una linea che è molto precisa, che c'è una disattenzione, una superficialità dei tribunali per i minorenni italiani nel recidere con troppa appunto facilità il legame fra la famiglia d'origine e i minori, e questa giurisprudenza della Corte europea deve essere invocata dai magistrati, o meglio dagli avvocati italiani, dinanzi ai giudici interni, e deve essere applicata dai giudici italiani nelle diverse fattispecie. Ecco perché ci deve essere una rete, giustamente, come è stato sostenuto nel corso del convegno, fra avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri che sono sensibili rispetto a questo tema e secondo me con il faro della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. Qualche giorno fa si è parlato anche di diritti umani a tal proposito. Sì, il tema dei diritti umani, sicuramente i diritti del fanciullo sono diritti fondamentali, anzi direi che è uno degli aspetti principali dei più importanti diritti umani, è quello legato sono quelli legati al fanciullo, al bambino, che è, come dire, l'essere umano in nuce che si sviluppa, fin da piccolissimo e poi cresce ed ha tutta una serie di diritti legati anche alla sua posizione di vulnerabilità, di maggiore fragilità rispetto evidentemente all'adulto, e quindi devono essere adottate tutta una serie di cautele e di tutele maggiori rispetto all'adulto. Un'ultima domanda, l'Unione Europea ci sta facendo una lettera di infrazione per i minori, soprattutto gli infanti, figli di immigrati che arrivano nelle nostre coste a volte senza nessun parente, morto, annegato. Questo è un altro tema estremamente delicato, quello dei minori non accompagnati che arrivano nelle nostre frontiere e che meritano una tutela particolare proprio perché oltre alla vulnerabilità del minore si aggiunge addirittura una vulnerabilità legata allo stato di migrante, quindi di persona che non conosce la nostra lingua, non conosce la nostra cultura, il nostro paese. Quindi sono meritevoli di un'attenzione ancora maggiore e in un momento di grande difficoltà che il nostro paese, come altri paesi della costa, diciamo, sud dell'Europa, questa criticità che si sta vivendo pone le condizioni molto disagevoli, questi bambini che addirittura spariscono, di cui non si sa che fine fanno, non si sa che sorte appunto abbiano, e questo è molto pericoloso e molto grave perché possiamo immaginare in quali canali possano essere indotti a trovarsi questi minori legati alla criminalità, legati al trapianto di organi, legati a tutta una serie di questioni che sono veramente molto gravi e drammatiche. Poi io ho la possibilità di avere un sobiettino, certo, io le mando via mail lo speciale, sì. Anche l'intervista.